Amore, è finita la quarantena di Efram, eh? Hola. E quindi noi, per rilassarci un po' alla fine di questa ennesima sua quarantena, siamo venuti ancora una volta qua a Roncarolo, in riva al grande fiume, dove ci sono pescatori, un signore che vuota dall'acqua la barca, sembra quelle scene dei film in cui disperato, mentre la barca affonda, la vuota. E tutto il grande fiume. Mario, così mangia. Qua si mangia. Mi ha fregato la brioche. E lui il mio bombolone. Lui si è fregato il suo bombolone e lei si è fregato la mia brioche. Ah, vabbè. Che pace. Noi una volta avevamo dormito lì col camper. Cosa che dobbiamo ripetere? Rispondigli. Cosa c'è? Sì, hai visto quanta acqua? Alvin? È qua dietro. È lì, lì. Dov'è che abbiamo prenotato per il mare noi? Igea Marina. Aspetta, Porto? A Porto Mario! Aria camper Porto Mario! A Igea Marina, quest'estate, la prima settimana. Salvo i previsti Covid. Ragazzi, chiedo consiglio, dato che il signorino qui che mi sta riprendendo è un po' inciato sul portapacchi, avremmo molta roba da mettere sul camper. Ditegli che si usa il portapacchi nel camper, è fatto apposta. Vabbè, quel scarabocchio che adesso sta pisciando praticamente dovunque ci costerà 2,50 euro al giorno in quell'aria sosta. Quello lì, questo robo qua. Che belle zampe infangate. Oh, Efra, mangia. Non c'è freddo. Beh, insomma, io sono così, un po' magliettina fine. Tu sei sulla felpina. Vuoi la mia felpina? No. Quella è la classica sfiga di chi filma. Di là un pesce che salta e io filmo dall'altra parte. No, se lo butti dentro ce lo mangia un siluro, per quanto è piccolo. Non si può neanche chiamare cane. Piccolo. Qua è il tratto dove vengono a provare anche le moto, i motoscafi da gara. Sì, che poi volta si ammanzano. Esatto. Beh, adesso ce ne andiamo perché il vento si sta alzando e non vorrei che lui prendesse un colpo d'aria. Esatto. Ok, ciao a tutti e buona domenica.